Fermi al Paolo ormai da un anno, anche i tassisti siamo esausti, disperati e con il lavoro ridotto al lumicino, a Foggia come a Bari, a Roma come a Milano. Questa crisi c'è proprio in tutti i settori, compresi i nostri, ci ha proprio esiliati, ci ha proprio messi i KO, diciamo. In un anno che perdite avete avuto? Perdita? Si figuri che io in una settimana di lavoro ho fatto 30 euro. Una settimana, non un giorno, una settimana, 30 euro di lavoro. Si fa una classifica e vedi quante ho guadagnato. Basti pensare che io vengo dal turno del pomeriggio, 3 giorni di pomeriggio, ho fatto solamente 10 euro, 3 giorni. Cioè, con queste entrate mi sa che non si va avanti, voglio dire, tasse da pagare, ragionieri da pagare, cioè voglio dire, macchina da mantenere, ma ripeto, non sarà un fatto che è un fatto mondiale, però a noi ci ha colpito amaramente. È il comune denominatore di tutte le proteste dei danneggiati della pandemia. Esistiamo anche noi, dicono i tassisti foggiani, vogliamo gli aiuti. 2 volte è arrivato il ristoro, 600 più 600 e basta. Cosa chiedete? Ah, chiediamo un po' di buon senso da parte del nostro comune di Foggia, che almeno ci prende in considerazione. Lo stesso, qui non si può andare avanti. Ma uno che c'ha i figli, la casa, la famiglia, che deve fare? Deve andare a rubare per vivere, purtroppo è così.